Va ora in onda uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone. Un buonasera a tutti dal Viano Appi dell'Associazione di Promozione Sociale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcenigo in provincia di Pordenone. E in collegamento Skype da Palermo con noi saluto il caporedattore della rivista Antimafia 2000, Aaron Pettinari, che abbiamo invitato per approfondire, per parlare dello stato delle indagini in occasione del trentennale delle stragi del 92 e anche un po' del clima generale del tema giustizia e legalità del nostro paese. Aaron, grazie di aver accolto l'invito, grazie. Buonasera Arviano, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, grazie a voi. Senti Aaron, la vostra rivista insieme agli attivisti che l'appoggiano, siete stati tra i principali promotori delle iniziative che sono state poste in essere quest'anno in occasione del trentennale proprio delle stragi del 92 di Capaci e di Via D'Amelio. E queste vostre iniziative hanno avuto il loro culmine, la prima il 23 maggio con due eventi principali, un grande corteo che è partito dalla facoltà di giurisprudenza in via Macheda che ha attraversato un po' tutto il centro di Palermo per giungere fino all'albero di Giovanni Falcone e che è stato animato da migliaia e migliaia di persone e possiamo dire veramente tanti, tanti giovani. E il secondo momento, il 23 maggio, è stata la grande conferenza che si è tenuta in un gremitissimo teatro Golden di Palermo. Una conferenza dal titolo veramente potente, forte nel messaggio che vuole dare prima di tutto le istituzioni e in secondo luogo certamente anche la cittadinanza. Il titolo era Uccisi, traditi e dimenticati, questi due favolosi giudici. Paolo Borsellino in via D'Amelio e prima di lui Giovanni Falcone, naturalmente con le loro scorte, uccisi da quegli attentati. E, diciamo, una grande partecipazione di pubblico anche perché erano presenti i magistrati titolari delle più grandi inchieste in questi campi. Voglio ricordare Antonino Di Matteo, titolare del processo trattativa a Stato Mafia, il procuratore di aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, titolare del processo Ndrangheta stragista, e poi c'era Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo, in pensione da qualche mese, ma forse per questa ragione ancora più libero di poter dire, di poter fare delle considerazioni. L'altro importante evento che avete organizzato il 18 luglio, l'altra conferenza sempre sotto questo titolo, Uccisi, traditi e dimenticati, qui c'è stata la presenza, oltre naturalmente di tutti voi della rivista Antimafia 2000, a partire dal direttore Giorgio Bongiovanni e anche dal vice direttore Lorenzo Baldo, poi tu sei stato il moderatore il 18 luglio, il giorno prima della strage del 92 del 19, questa importante conferenza dove oltre Roberto Scarpinato
c'era Antonio Ingroia, sostituto procuratore a Palermo, anche lui titolare di importanti processi, quello voglio ricordare, quello contro Bruno Contrada, numero 3 del SISD, e anche quello di Marcello Dell'Utri. E poi anche l'avvocato Fabio Repici, un avvocato che spesso ha rappresentato in diversi processi i familiari vittime di mafia. Voglio ricordare su tutti quello dei familiari del giovane urologo Attilio Manca e quello dell'agente Antonino Agostino e della giovane moglie Hilda Castelluccio. Bene. Allora, da queste due importantissime conferenze, da questi eventi che sono stati organizzati, possiamo tirare delle somme andando a vedere quanto è stato detto da questi magistrati, ex magistrati come Antonio Ingroia oggi e dall'avvocato Repici. Rispetto a quale verità in qualche modo si può pensare di arrivare a raggiungere, ricordando che Antonio Ingroia aveva detto ancora diversi anni fa, forse era il 2012, che finalmente si era entrati nella stanza dei mandanti, ma non si era trovato ancora l'interruttore per poterli vedere in volto. Sicuramente quello che possiamo dire è che si possa dire quelle che sono state sentenze di inchieste che sono state fin qui condotte, sicuramente possiamo dire che per quanto concerne le stragi di cui sono passati 30 anni, le stragi del 1992, Falcone e Borsellino, ma anche quelle del 1993, sappiamo molto, perché abbiamo saputo molto, ma ovviamente non ne sappiamo ancora tutto. Giustamente Ingroia al tempo era, se non erro, ancora procuratore aggiunto titolare dell'inchiesta relativa a Stato Mafia e disse proprio che appunto si era alle soglie, in un primo momento si era alle soglie della porta della verità, poi appunto si era entrati dentro la stanza, ma ci siamo accorti che dentro la stanza qualcuno aveva tolto le luci, nella misura in cui comunque sono in questi anni non sono state poche le barriere che sono state messe proprio per impedire che magari certe verità venissero o meno alla luce. Penso su tutte, per esempio, il dato di fatto che per 20 anni si è saputo poco o nulla proprio anche di quella famosa interlocuzione che c'era stata tra il Rossi, Carabinieri del Ross, e il sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, elementi che poi hanno portato alla condanna in primo grado, poi stiamo attendendo le motivazioni della sentenza e dell'appello che ha portato alle assoluzioni da parte appunto dei carabinieri per la trattativa Stato Mafia, però ecco un dato di fatto che quell'interlocuzione c'è stata. Ecco, l'abbiamo appreso e saputo soltanto dopo tanti anni di distanza. Quindi in un primo momento sembrava solamente che quella fu descritta solamente dai carabinieri, invece poi dopo 20 anni, piano piano, ci sono stati anche elementi della politica che hanno saputo di quell'interlocuzione, hanno ammesso di aver saputo di quell'interlocuzione. E questo era uno degli esempi che si portava al tempo sulla verità che piano piano veniva scoperta. Ad oggi, a 30 anni dalle stragi, sono ancora tante le verità, i pezzi mancanti, le verità mancanti. Ci sono stati processi, abbiamo scoperto sì il volto degli esecutori materiali, ma non ancora quello dei mandanti esterni delle stragi, per esempio, chi sono. In alcuni casi addirittura mancano anche gli esecutori materiali, penso alla strage di Via D'Amelio, dove non sappiamo a tutt'oggi chi è che ha premuto o meno il pulsante e il 19 luglio del 1992 dell'autobomba, e quindi questo già ce la dice lunga. Poi sono stati depistaggi, sono stati pezzi mancanti, è scomparsa l'agenda rossa, sono scomparse delle prove importanti, sono stati manomessi i computer di Giovanni Falcone all'interno dell'ufficio affari penali,
nel 1992. Ci sono tutta una serie di fatti e piccoli episodi che ci fanno pensare che oltre a Cosa Nostra c'era qualcun altro, che sì, la mafia magari ha organizzato e si è adoperata per compiere quei delitti, ma non fosse da sola, non era da sola. Ci sono tanti elementi che fanno pensare questo. Come ho detto, è scomparsa l'agenda rossa e sono scomparsi gli appunti di Falcone all'interno dell'ufficio affari penali, sono stati manomessi i computer e non si può certo pensare che siano stati i picciotti con Coppola e Lupara di Totò Riina o Bernardo Provenzano ad entrare in quegli uffici o a prendere in mano la borsa del giudice Borsellino immediatamente dopo la strage. Ci sono degli elementi. Abbiamo l'immagine di un carabiniere con in mano la borsa di Borsellino, abbiamo testimonianze che parlano di uomini in giacca e cravatta che giravano, aleggiavano mentre le macchine fumavano ancora e andavano e cadevano i pezzi di calcinaccio lungo tutta quanta via D'Amelio e c'erano i corpi sventrati degli agenti di scorta e del giudice Paolo Borsellino, cui ha avuto, se vogliamo, per certi versi il giudice Borsellino aveva perso gli arti, ma il busto e il volto ancora era presente, era fisicamente integro rispetto ai corpi dilaniati degli agenti di scorta. Ecco, mentre accadeva tutto questo e c'era ancora tutta questa strage che sembra più una scena di guerra che non altro, e di fatto uomini con la mente fredda, il sangue freddo sono recati a far sparire quell'agenda rossa su cui sicuramente Paolo Borsellino aveva scritto e lasciato una traccia importante di quello che aveva scoperto e si stava adoperando, senza la quale probabilmente, senza quella sparizione, probabilmente il delitto Borsellino non sarebbe servito. Senti, per rendere più chiara anche la cosa a chi ci sta ascoltando, ti chiedo un'ulteriore riflessione su questo punto, perché anche il giornalista Santoro non molti mesi fa ha fatto una trasmissione nella quale si cercava in qualche modo si cercava di far intendere che la mafia agisce da sola, non ha nessuno che la comanda, eccetera, ma in realtà dietro la strage sia di Capaci che di Borsellino si capisce che forse non è nell'interesse della mafia, almeno le modalità nel caso di Capaci e nella tempistica nel caso della strage di Via D'Amelio. Puoi dare un po' di luce a questo aspetto della vicenda in cui la mafia sembra il deus ex machina, ma in realtà forse non è proprio così. Cerco di semplificare, perché le parole che comunque va a dire, ad affermare Santoro, sono rifatte nella misura, si rifanno a ciò che fino a un certo punto anche gli stessi membri del pool antimafia, anche lo stesso Falcone, magari parlava del fatto che Cosa Nostra non fosse mai etero diretta o che non ricevesse ordini da nessuno. Ecco, il punto è proprio questo, non che Falcone si sbagliava, o meglio, raccoglieva gli elementi rispetto a quello che era il tempo delle indagini in quel momento, ma è chiaro che ci sono una serie di elementi che sono emersi nel corso del tempo che ci fanno ragionare e riflettere, e magari alcuni anche lo stesso Giovanni Falcone li aveva anche capiti e compresi, parlando appunto di menti raffinatissime e di gioco grande per quanto riguarda gli affari di Cosa Nostra, che c'era qualcosa oltre, che andava oltre, e quindi la mafia che sedeva in qualche maniera ad un tavolo, in qualche maniera era partecipe di un qualcosa di più grande che non fosse solamente organizzazione criminale fine a se stessa. Per quanto riguarda Capaci e Via D'Amelio, assolutamente sì, dobbiamo metterci d'accordo perché e ragionare insieme. Su Capaci iniziamo a pensare innanzitutto che Giovanni Falcone poteva essere ucciso tranquillamente a Roma quando non c'era la scorta, dove girava addirittura delle volte senza scorta, dove era molto meno protetto,
e invece viene ucciso, viene richiamata la squadra di morte in cui c'erano i vari Messina Denaro, Graviano, vengono richiamati su Palermo per fare invece sì che avvenga quello che è avvenuto. Poi a Capaci con quelle con un'autostrada che è stata addirittura sventrata completamente, modalità terroristiche assolutamente incredibili, anche nella misura in cui quel giorno che Falcone dovesse tornare, quel giorno, giusto quel giorno a Capaci, e giusto quel giorno che si recasse prima a Palermo, quando invece era addirittura è scoperto che in quel giorno doveva anche andare alla Tonnara a vedere la mattanza dei tonni, era previsto una sua presenza là con la moglie Francesca Morvillo. Siccome viaggiava con voli di Stato, ecco, bisogna capire chi è che ha dato anche le informazioni precise a Cosa Nostra. Al di là dell'alta precisione con cui è stata le modalità esecutive della strage, che voglio dire colpire una macchina in movimento, con addirittura Falcone che toglie le chiavi dalla macchina, la macchina rallenta, c'è tutta una serie di casualità e coincidenze che rendono veramente molto difficoltoso l'esecuzione dell'attentato, e l'attentato poi alla fine viene comunque, riesce in quel modo che noi sappiamo. Oltre ad altre questioni, come per esempio un collaboratore di giustizia che racconta la presenza di soggetti non di Cosa Nostra nelle fasi di preparazione dell'esplosivo, di macinazione dell'esplosivo e quant'altro, questi sono solo alcuni degli elementi che buttiamo lì nel piatto. La stessa cosa accade per Via D'Amelio, Spatuzza pure parla di un uomo non di Cosa Nostra presente nei momenti in cui viene imbottita l'auto di esplosivo. L'esecuzione e l'accelerazione della strage di Via D'Amelio è assolutamente un'anomalia, nella misura in cui, come giustamente ricordavi, non conveniva assolutamente, non era mai successo che Cosa Nostra facesse due attentati eccellenti così, in maniera così ravvicinata, dopo appena 57 giorni. C'è un'accelerazione della strage, addirittura lo stesso Totò Riina in carcere con Alberto Lorusso parlerà di questo attentato della strage e dirà che qualcuno gli disse subito, subito, parla in maniera un po' criptica, non si è mai capito, non abbiamo mai saputo, poi Totò Riina è morto, a chi si riferisse, chi è quel qualcuno che può permettersi di dire al capo di Cosa Nostra che no, lo devi fare subito, subito questo attentato. E poi ancora Totò Cancemi, collaboratore di giustizia, che racconta del fatto che si assume la responsabilità di Totò Riina di quell'attentato, nonostante gli altri sodali dicano, ma perché dobbiamo farlo adesso? Perché, come ricordavi, non conveniva a Cosa Nostra. I nostri ascoltatori, chi magari ha più memoria o è più appassionato di questi temi, saprà certamente che la legge speciale sul 41 bis, la legge speciale sui collaboratori di giustizia e quant'altro, il carcere duro e così via, ergastoli ostativi affini, era stata prevista e era in discussione in Parlamento, non era ancora stata approvata. Era morto Falcone, eppure, nonostante la morte di Giovanni Falcone, che proprio quelle leggi aveva pensato e voluto fortemente, era in forte discussione. Gli unici a spingere per averla erano il ministro Scotti e il ministro della giustizia Martelli. Cosa accadrà? Accadrà che addirittura quei decreti sarebbero stati, nel giro di pochi mesi, ai primi di agosto, sarebbero completamente decaduti, e quindi bastava a Cosa Nostra semplicemente aspettare la decadenza dell'iter, e quelle leggi non sarebbero neanche state pensate, non avrebbero avuto ragione di essere. Invece cosa accadrà? Accadrà che il 19 luglio 92 esplode un'autobomba in Via D'Amelio, e vengono fatti saltare in aria Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, e a quel punto tutto l'intero Parlamento, anche i più riottosi, diranno sì al 41 bis, diranno sì all'ergastolo ostativo, al carcere duro, alla legge sui collaboratori di giustizia e così via. Questo è il dato che noi cogliamo nella riflessione che è giusto fare a 30 anni dalle stragi. Quindi, se non conveniva a Cosa Nostra, perché vengono fatte quelle stragi? È solamente frutto della vendetta di Totò Riina? Ne facciamo un po' fatica a pensarlo, anche perché, appunto, noi, per esempio, come Antimafia 2000, crediamo che sul sangue di Falcone e Borsellino siano state gettate le basi per il crollo della Prima Repubblica e la nascita della Seconda.
Ecco, in realtà il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ha messo un po' l'accento su un fatto importante, perché nel tempo sono emerse in qualche modo delle responsabilità istituzionali, ma in qualche modo vengono fatte passare un po' come delle mele marce. Ma in realtà lui addirittura parla proprio di uno stato di depistaggi. Era quello che facevi riferimento tu prima ad una serie molto, molto numerosa di questi, ma che proprio ci sono interi apparati che in qualche modo sono in grado di condizionare la mafia, di cui in qualche modo esiste forse un doppio piano di informazione, per cui è molto difficile, diceva Scarpinato, arrivare alla verità, perché anche nella cupola mafiosa non tutti conoscono delle verità. Se puoi aggiungere qualche cosa a questo che sto dicendo in questo momento. Ma questo è un altro degli elementi sicuramente che rallenta, diciamo così, la ricerca della verità. Io sinceramente credo e ritengo che la responsabilità più grossa la abbiano appunto i segreti e i misteri di Stato, di uno Stato stesso che non vuole la verità e da quando è nata la Seconda Repubblica di fatto non ha mai aperto i cassetti dei nostri segreti di Stato, insomma, che ci sono all'interno delle nostre istituzioni, dei servizi, del Parlamento e così via. Quello è la prima responsabilità della mancata verità, però sicuramente c'è anche, e servirebbe da questo punto di vista, se vogliamo, un collaboratore di giustizia proveniente dal settore delle istituzioni, un cosiddetto pentito di Stato, se vogliamo, per certi versi. Quello che giustamente ricordava l'ex procuratore generale Scarpinato è che all'interno di Cosa Nostra c'era un doppio livello, diciamo così, di informazione, di conoscenza, cioè si adoperava in una maniera in cui non tutti sapessero tutto, quindi non è detto che un collaboratore di giustizia sapesse, che un uomo di mafia fosse messo a conoscenza di tutto quanto il piano, di tutto quanto il quadro, di quella strategia eversiva terroristica che è stata condotta, che è stata pianificata nelle campagne di Enna nel 1991, già a partire dal 1991, con incontri di cui parlano alcuni collaboratori, non tutti, alcuni parlano di quelle riunioni, dove si incontrarono uomini della massoneria, dell'eversione nera e uomini di mafia. E lì si pianifica la strategia stragista che andava oltre all'esecuzione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E non solo, le stesse informazioni tra uomini della cupola stessa non erano uguali, identiche. E mi viene in mente al processo di trattativa o altri che appunto ho sentito, che quando c'è la strage di Via D'Amelio, Giovanni Brusca non viene, in quel periodo Giovanni Brusca era stato incaricato di uccidere un altro mafioso, capomafia, Vincenzo Milazzo. Questo è uno di quelli che, secondo la ricostruzione che è avvenuta, si era opposto alle stragi, addirittura aveva la moglie Antonella Bonomo, che aveva un uomo vicino a organi di polizia o comunque del servizio, di polizia, adesso mi ricordo benissimo, aveva un parente insomma in quegli ambienti. Addirittura Milazzo, in un incontro, dice di aver visto uomini, a un altro collaboratore di giustizia, Palmeri, dice di aver visto uomini dei servizi che appunto volevano organizzare le stragi, e lui si oppone. Brusca viene incaricato di uccidere questa persona, si reca a casa di Biondino, altro soggetto molto vicino a determinati ambienti, e a tal Biondino, quando va lì per dire che cosa bisogna fare con il corpo di Milazzo, eccetera, 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 vede che ci sono dei movimenti,
E Biondino, di cui lui non sa nulla, se serve mi metto a disposizione, dice Brusca, e lui e Biondino gli risponde: no, siamo sotto lavoro, siamo già organizzati. Cioè, quindi, e Brusca non ne sapeva nulla di cosa fosse, cosa non fosse, l'ha saputo dopo, che quando avviene il fatto di Borsellino, apprende di Borsellino. Se no, prima non lo sapeva, non lo sapeva nemmeno, sapeva solo che, dato Torrina, che non doveva più occuparsi di eliminare Calogero Mannino. Cioè, questo è il livello di informazione e disinformazione all'interno della struttura criminale. Non tutti sapevano tutto, non tutti sapevano tutto dei coinvolgimenti anche eventualmente esterni. Ricordato prima Spatuzza, che dice: io ho visto un uomo che non era Cosa Nostra, io non lo conoscevo all'interno di Cosa Nostra, e regola vorrebbe che così non è, nel senso, certo, che non si può partecipare a una cosa del genere un uomo che non è di Cosa Nostra, o eventualmente, e se così, e se fosse stato di Cosa Nostra, per obbligo doveva essere presentato. Poi abbiamo appreso, perché noi dobbiamo anche capire che cosa è stata poi la mafia oggi. La mafia nel tempo ha cambiato un po' queste regole della punciuta, del quant'altro, sono stati creati gruppi riservati, lo stesso ha fatto l'Andrangheta, l'Andrangheta addirittura si è inserita all'interno del mondo della massoneria. Quindi abbiamo in realtà un numero ristretto di persone che magari sa dei frammenti di verità o sa tutta la verità. Sempre Brusca dichiarerà che Totò Riina nel 1992, prima di essere arrestato nel dicembre del 92, gli dirà: guarda che se mi succede qualcosa, i ragazzi, tu stai tranquillo perché i ragazzi sanno tutto. Ecco, che cos'era questo tutto? Due, che cosa che dovevano fare? Chi erano questi due soggetti? Molto semplicemente, due nomi: Matteo Messina Denaro, che oggi è ancora latitante, e l'altro è Giuseppe Graviano, che è in carcere e dal carcere appunto tira calci verso l'esterno. Allora, adesso hai aggiunto due cose alle considerazioni che volevo fare con te. Una riguarda un collaboratore di giustizia che è proprio Brusca. Però quando Brusca, qualche, penso che sia notizia di alcuni mesi fa, forse un anno, non, adesso le tempistiche non me le ricordo bene, ma esce dal carcere dopo aver collaborato. E c'è una levata di scudi, c'è uno strapparsi le vesti per quello che accade, questo criminale mafioso che esce di prigione, ma è un criminale che ha collaborato, ha detto tutto quello che sa, o pensiamo moltissime, moltissime cose che i magistrati hanno potuto comprendere come vere, analizzare come vere e utili ad arrestare altri mafiosi, eccetera. Eppure c'è stata veramente molta stampa che ufficiale che si è scagliata contro questa avvenuta scarcerazione, che poi anche in termini di legge è avvenuta, mentre ora in qualche modo con la nuova legge Cartabia si può uscire di galera per un mafioso anche accusato di gravissimi fatti come appunto le stragi, può uscire semplicemente dissociandosi. Cosa sta succedendo all'informazione? Sbaglio o hai colto anche tu questa doppia lettura? Ma allora, sicuramente l'informazione ha un compito importante nel cercare di dare una chiave di lettura su ciò che accade nel tempo presente, che rischia di mettere in serio pericolo anche leggi che all'interno della normativa antimafia sono fondamentali, come quella appunto sull'ergastolo ostativo e quant'altro. Cioè, fa dare una chiave di lettura su quello che è la mafia oggi, cercare di far capire, perché poi dopo i giudici comunque anche capiscono e comprendono e analizzano, e anche rispetto a quella che è la percezione di pericolosità che ha una determinata realtà criminale come quella della mafia. Se noi oggi diciamo che la mafia è stata sconfitta, diciamo una cosa che è fuori dalla realtà.
Ecco, non è così, perché è un fenomeno che esiste, esiste da 150 anni, dobbiamo chiederci perché e dobbiamo capire profondamente anche come oggi opera rispetto al passato. Detto questo, solamente per puntualizzare, perché in realtà sull'ergastolo ostativo non è una norma inserita all'interno della riforma, del pacchetto di riforme della legge Cartabia, della riforma Cartabia. L'ergastolo ostativo è una riforma che purtroppo si rende necessaria in discussione in Parlamento nel momento in cui c'è stata dapprima una legge, c'è stato prima l'intervento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU, e poi la Corte Costituzionale, la Consulta, che ha dichiarato, diciamo così, la Consulta ancora no, incostituzionale, cioè prevede una certa incostituzionalità nella misura dell'ergastolo ostativo, perché si vincola con quella misura la possibilità di scarcerazione o l'ottenimento, così come è stato, dei permessi premio da parte dei boss, anche quando non, viene privato se non collaborano con la giustizia. Cioè la condizio sine qua non è collaborare con la giustizia. Esatto. Adesso, nel momento in cui io tolgo questo vincolo, è chiaro che si pone un problema su due livelli. Il primo, perché comunque il capo mafia è provato da decine e decine di indagini e di inchieste anche recenti, dove a Palermo sono tornati in libertà e sono tornati esattamente negli stessi posti boss che erano stati arrestati nel 2008, se non addirittura anche prima. Penso a Tommaso Lopresti, che è stato riarrestato recentemente nell'ambito di operazioni che tra l'altro riguardavano anche l'eliminazione di un soggetto che c'è stato qui a Palermo. Quindi quando uno dice la mafia non spara più, non è vero, ha sparato fino all'altro ieri. E quindi fondamentalmente l'altro problema è anche legato appunto alle collaborazioni con la giustizia, che nel momento in cui noi parliamo e diciamo che non è più necessario collaborare con la giustizia per poi uscire dal carcere in futuro, è ovvio che inevitabilmente stiamo dicendo che un boss può quantomeno sperare di uscire dal carcere anche senza dire tutto quanto quello che sa. Anche gli stessi boss stragisti possono sperare in quest'ottica un qualcosa del genere. È quello che sperava e spera tutt'oggi Giuseppe Graviano dal carcere. È quello che sperava e spera Filippo Graviano, che ha provato anche a dissociarsi in maniera informale, come dicevi tu prima, della dissociazione, cioè tentare una via. Non dire, quindi dire che non è più parte di Cosa Nostra, dimostrare che non è più parte di Cosa Nostra, dirlo perlomeno in questo caso, e senza dover denunciare terze persone per fatti e misfatti, e al tempo stesso comunque dimostrare che si è rieducati, tra virgolette, passami il termine. Ecco, qui non si considerano tante cose perché il concetto di rieducazione, che è sacrosanto, per carità, le carceri hanno un fine rieducativo, però dovremmo anche ragionare sul fatto che stiamo parlando di un fenomeno che non è una semplice, non parliamo di criminalità spicciola, che viene fuori da una problematica anche sociale che abbiamo nel nostro paese. Parliamo di un'organizzazione criminale che da sempre ha fatto affari, ha intessuto rapporti con altri lati del nostro potere. E quindi se non capiamo questo, è ovvio, e quindi ha avuto un ruolo nella gestione anche del potere. E questo significa che non è il concetto di rieducazione è molto molto diverso, non ha la stessa misura degli altri. E quindi va sicuramente pensato un modo, per carità. Adesso io quello che mi auguro è che non venga mai dichiarata incostituzionale, invece sono preoccupato nella misura in cui il governo è caduto e si doveva, erano stati concessi altri mesi di tempo per formalizzare la nuova normativa, che è sicuramente non quello che noi vogliamo. Io non vorrei che il ergastolo ostativo venga toccato, mi stava bene quello che c'era prima, però è anche vero che appunto nella misura in cui non si dovesse arrivare a una discussione in Parlamento, è già passato alla Camera, non passa al Senato questa discussione, ci rischiamo seriamente che a ottobre la Consulta dichiari incostituzionale l'ergastolo ostativo e allora lì sì che sarà veramente un liberi tutti. Cioè abbiamo veramente un problema serio,
Questo il nostro legislatore dovrebbe capirlo immediatamente e non mi puzza tanto quello che sta accadendo, perché ripeto, è caduto il governo. È come se a 30 anni dalle stragi noi portiamo in dote esattamente quei punti che magari nel cosiddetto pappello di Rina venivano affrontati, appunto 41 bis, ergastolo, collaboratori con la giustizia e quant'altro. Certo, con i collaboratori forzando queste norme, potremmo dire forse ai limiti, ma con delle associazioni criminali che sono veramente oltre qualsiasi limite pensabile di convivenza civile, per quanto un'organizzazione criminale ne possa avere una, Falcone aveva trovato veramente un modo per fermare. Però capiamo che si è fermata in qualche modo, si è arrivata ad arrestare la mafia, gli soggetti criminali che operano e che di fatto uccidono, ma quelli che ideano i piani criminali di vasto respiro, anche di carattere internazionale, ecco, quelli rimangono fuori proprio perché si stanno continuamente, ci sono stati questi depistaggi di Stato continui dall'interno e anche nella misura in cui alcuna magistratura, quella più coraggiosa, viene quasi presentata come una magistratura antistato. In effetti rimane una magistratura veramente coraggiosa, però in qualche modo l'oggi avvocato Antonio Ingroia faceva capire che da sola la magistratura difficilmente potrà arrivare, anche perché ci sono forti segnali di una possibile ripresa di stragi di importanti magistrati, come quella di Antonino, uccisione di importanti magistrati come quella di Antonino Di Matteo e anche quella del PM di Catanzaro. Aiutami, Gratteri, Nicola Gratteri, esatto. Ecco, quindi alla luce di questa considerazione di Ingroia, cosa ti senti di dire? Molto semplicemente, io credo che come cittadini, ognuno nel nostro ruolo, abbiamo il compito di guardare al passato per far sì che non le accada più nel nostro presente e ancor meno nel nostro futuro una situazione come quella che abbiamo vissuto ai tempi delle stragi, quindi che ci siano attentati e delitti, che vengano sacrificati altri martiri sull'altare non è pensabile, non è assolutamente accettabile, così come non è accettabile che a tutt'oggi stiamo parlando di fenomeni che appunto esistono, resistono nel corso del tempo e su una verità che ancora non abbiamo dopo 30 anni. Questo è uno scandalo totale, per cui se non avremo quelle verità non potremo mai veramente dirci un paese democraticamente libero, perché molto semplicemente se vengono create le condizioni nuove, le condizioni ulteriori su cui poi dopo hanno poggiato le basi, quella che è stata il futuro della nostra politica, della nostra democrazia stessa, c'è qualcosa che dobbiamo capire e comprendere assolutamente, perché così non possiamo scegliere oggettivamente anche sul piano del nostro presente e del nostro futuro. E questo è un primo dato. L'altro dato che colgo, appunto, affinché la storia non si ripeti, dobbiamo capire e cogliere i segnali che stanno avvenendo. Il fatto che a oggi ci sono dei condanne a morte, attentati, progetti di attentato in corso nei confronti di magistrati che hai citato, come Nino Di Matteo o Nicola Gratteri, è un dato di fatto. È un dato di fatto e la società civile non deve fare l'errore che ha commesso
nel 92, lasciando soli, isolando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma prima ancora gli altri magistrati, perché se c'è una magistrati, uomini di istituzioni, giornalisti, imprenditori e così via, perché se c'è un minimo comune denominatore che accomuna tutti quanti i soggetti che sono stati eliminati nel corso del tempo, è proprio la solitudine e l'isolamento e anche la delegittimazione, se vogliamo, per certi versi. Proprio nei giorni scorsi, oggi è il 2 di agosto, oggi è l'anniversario della strage di Bologna, è uno di quei fatti, tanti fatti e misteri che ancora oggi abbiamo nel nostro paese. Sono stati celebrati processi uno dietro l'altro e la verità non è ancora completa, nonostante tutto, tutti i processi che ci sono stati. Lo stesso dicasi per tanti altri fatti e misteri, Capaci, Via D'Amelio, Portella della Ginestra, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Italicus e così via, Ustica, eccetera, eccetera. Tutte queste mancate verità pesano sul groppone di una democrazia, perché siamo un unicum a livello internazionale che ha una serie di misteri così, così fitti. Perché sì, altri stati avranno sicuramente i loro misteri. Se penso al Sud America mi vengono in mente i misteri sui desaparecidos e le dittature argentine, che oggi, dopo tanti anni, si stanno piano piano venendo fuori le verità con processi anche a dittatori ultranovantenni o uomini che hanno, militari che hanno attuato quella strategia così nefasta e terribile che veniva attuata. Al tempo con i militari fascisti, che tra l'altro molti dei quali erano in combutta con i nostri fascisti e massoni del nostro paese. E questo è per dirne una. Quindi diciamo c'è un doppio livello, io credo, che dobbiamo portare avanti. Il primo è quello della preservazione della memoria, la ricerca della verità, sicuramente nel sostegno e nell'appoggio di chi è in prima linea, di chi è più in prima linea, però ecco appunto, chi è in prima linea non deve essere lasciato solo, non può essere che questa lotta, la ricerca della verità, il contrasto alle mafie, alla corruzione sia demandato esclusivamente a forze dell'ordine e magistratura, no, è il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità e questo va fatto con scelte quotidiane, precise, che sono percorsi anche di politica, e per politica non intendo per forza quella che finisce, inizia e finisce all'interno della Camera delle elezioni quando si va a votare per il Parlamento, quello è un passaggio, poi c'è la politica che si fa nel quotidiano, in ogni territorio, e questo lo dobbiamo fare oggi più che mai, proprio perché parlare di lotta alla mafia significa parlare di questione sociale, e oggi più che mai la questione sociale ci dice che siamo un paese allo sfacelo, dove dobbiamo pretendere che lo Stato sia vicino ai cittadini. Certo. Senti, guarda, io ho abusato un poco degli accordi che avevamo, sono le 19:14, adesso ti lascio andare, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, delle analisi veramente sempre molto precise e puntuali, un grande abbraccio, un augurio di un buon lavoro da me e da tutta la nostra associazione, penso anche dai molti ascoltatori che hanno potuto seguirti. Un abbraccio Aaron e grazie, alla prossima. Grazie a te, a voi e Alviano, buon lavoro a tutti quanti, un saluto a tutto il network, a Rosario, insomma a tutti quanti gli amici che con pazienza ci hanno ascoltato. Alla prossima, grazie Aaron. Ecco, c'è stato il saluto di Rosario dalla regia, come hai sentito. Qui Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro augura un buonasera a tutti, una buona continuazione degli ascolti su Radio Science e apriamo la mente e il cuore all'invito di Aaron di impegnarci di più in tutto quello che capiamo deve essere etico, deve essere a favore di una giustizia uguale per tutti, di un'economia uguale per tutti, di un ambiente ricco con distribuzione di risorse parimenti per tutti, mettere al centro l'umanità
invece che il singolo individuo. Un abbraccio ancora da parte mia, buonasera a tutti. Abbiamo trasmesso uno spazio autogestito a cura dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di Pordenone.